Bentornati a Cronache Bestiali, la quarta puntata della nostra trasmissione interamente dedicata al mondo degli animali. Come nelle altre puntate, parleremo di salute con il dottor Martini ed il dottor Albanese, parleremo di alimentazione e parleremo anche di addestramento come in ogni puntata. Infine conosceremo un'amica a quattro zampe in cerca di famiglia. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a quattro zampe. Torniamo ad occuparci della salute del gatto. Oggi parliamo di felva. Cos'è la felva? La felva è una malattia virale tipica del gatto, trasmessa da un retrovirus, ed è una forma particolare di leucemia. Quindi abbiamo una compromissione del sistema immunitario dell'animale e un coinvolgimento dei globuli bianchi dell'animale causata proprio da questo virus. È una malattia dal punto di vista dei sintomi molto simile alla FIV, tanto che spesso si mettono in relazione, anche i test che vengono fatti sono quasi tutti comprendono entrambe le malattie. Rispetto alla FIV è una malattia un pochino più aggressiva perché il virus riesce a dare sintomi in maniera in tempi più brevi rispetto alla FIV, quindi il periodo di incubazione è più corto, i sintomi di solito sono più aggressivi e le aspettative di vita del gatto sono minori rispetto all'AIDS felina, anche se poi la famiglia dei virus è simile e appunto la sintomatologia è molto simile. I sintomi principali sono tutti quei sintomi legati a un sistema immunitario che funziona male, quindi infezioni ricorrenti, principalmente respiratorie, problemi in bocca, questo è un altro sintomo piuttosto caratteristico sia della FIV che della FELV, quindi stomatiti fino nelle forme più gravi a forme di anemia importanti. E poi nelle forme proprio negli ultimi stadi abbiamo anche compromissione dell'apparato respiratorio con versamenti pleurici, versamenti addominali fino alla morte dell'animale. Come si trasmette? Si trasmette tramite principalmente morse e graffi di altri gatti, perché ci deve essere uno scambio importante di saliva o di altri tipi di escreti, in misura minore attraverso i rapporti sessuali. E poi esiste la trasmissione verticale cosiddetta, ovvero la trasmissione dalla madre infetta ai cuccioli. Non è detto che questo succeda, ma è una forma anche questa importante di trasmissione. Come si tratta? Si tratta male, nel senso che abbiamo pochissimi strumenti per trattarla. Un vantaggio rispetto alla FIV è che qui abbiamo un vaccino che è piuttosto efficace, che è anche sicuro. In passato era stato associato il vaccino a problemi tumorali legati alla vaccinazione, ma questa cosa è stata smentita e comunque i vaccini che vengono usati ora sono molto sicuri, quindi si può fare prevenzione, prima di tutto vaccinando, quindi in soggetti che escono fuori, che possono avere contatto con gatti malati, è importante fare la vaccinazione oltre che per le classiche malattie anche per la FELV, e poi sterilizzando e castrando, perché in questa maniera si riduce la probabilità che ovviamente dei rapporti sessuali e poi anche che gli animali vengano morsi o graffiati da gatti infetti. In questa maniera si riesce a controllare il diffondersi della malattia e quindi è lo strumento importante insieme alla vaccinazione per fare prevenzione. Ecco, anche in questo caso, come nel caso della FIV, con le dovute attenzioni possiamo tenere un gatto con questo tipo di patologia, con un gatto sano, con altri animali? Sì, come per la FIV la malattia non si trasmette tramite un semplice contatto con un animale malato, ci deve essere uno scambio importante di saliva, di urine o di altri tipi di escreti. La FELV è un pochino più aggressiva e anche più facilmente contagiosa rispetto alla FIV. Però, ecco, ripeto, se uno sta attento alle ciotole,
quindi evita che gli animali mangino la stessa ciotola, evita che gli animali utilizzino la stessa lettiera, un animale infetto può convivere con un altro animale senza avere un rischio alto di contagio. E anche in questo caso il contagio solamente da gatto a gatto? Solo da gatto a gatto, non c'è assolutamente possibilità che si contagi all'uomo o altri tipi di specie. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a quattro zampe. Oggi parleremo con la dottoressa Caporali di reazioni avverse al cibo, quindi intolleranza e allergie alimentari. Ecco, come si riconosce una reazione avversa al cibo e quali sono i sintomi? Allora, una reazione avversa al cibo può avere sia una componente gastroenterica e quindi l'animale avrà sintomi quali diarrea, vomito, flautolenza, e può essere associata anche a problemi dermatologici e quindi manifestarsi col prurito. Perciò il cane che ha prurito si può grattare, mordicchiare, leccare. Non per forza una manifestazione dermatologica associata a una reazione avversa al cibo può essere associata a segni gastroenterici, quindi è una malattia abbastanza insidiosa da escludere, da diagnosticare. Come si diagnostica una reazione avversa al cibo? Come si diagnostica? Si diagnostica facendo una dieta ipoallergenica al cane. La dieta ipoallergenica è una dieta particolare che prevede una fonte di proteine, una fonte di carboidrati nuova che l'animale non ha mai assunto precedentemente. Ci sono in commercio vari cibi dedicati che portano proprio la dicitura di ipoallergenici, oppure si può anche fare una dieta casalinga, ovviamente anche lì avendo cura di scegliere appunto materie prime che l'animale non abbia mai assunto. In genere la dieta si fa per un periodo minimo di 2 mesi e in quel frangente di tempo, se la sintomatologia regredisce, possiamo ipotizzare che l'animale avesse una reazione avversa al cibo. Però per essere sicuri di questo dobbiamo reintrodurre la vecchia dieta e dimostrare che nell'animale ricompare la sintomatologia dermatologica o gastroenterica o entrambe. Allora in quel caso siamo quasi sicuri al 100% che effettivamente sia trattato di una reazione avversa al cibo. Cosa si intende per cibo ipoallergenico? Allora, il cibo ipoallergenico, appunto come accennato, è questo cibo diverso da quello che ha assunto l'animale precedentemente. Si può ricorrere sia alla dieta commerciale, quindi con cibi dedicati. Ci sono in commercio sia dei monoproteici, quindi lì possiamo scegliere la fonte proteica nuova di cui abbiamo accennato prima. Ci sono dei cibi ipoallergenici che sono degli idrolisati proteici, quindi le proteine animali sono scomposte in delle frazioni molto piccole dove si presuppone che non ci sia una sensibilizzazione del sistema immunitario nel momento in cui vengono introdotti con l'alimentazione, oppure la dieta casalinga. Queste sono, diciamo, le alternative ad oggi a disposizione per un proprietario che volesse fare una dieta ipoallergenica. Esistono dei test sul sangue che consentono di diagnosticare una reazione avversa al cibo? Allora esistono, però non hanno ad oggi nessuna validità scientifica, quindi il mio consiglio è quello di non spendere soldi nell'effettuare questi tipi di test, ma ricorrere sempre ad una dieta privativa, quindi a un cambio di dieta specifico, e valutare poi eventualmente con la reintroduzione della vecchia dieta, una volta che il cane sia migliorato, che si tratti effettivamente di una reazione avversa al cibo, e quindi non utilizzare, sconsiglio l'utilizzo di questi test sierologici. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo.
L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con l'addestramento del nostro cane. Oggi con Simone Grotti impareremo uno dei comandi più difficili. Qual è? Il richiamo, è anche il più importante di tutti. Ok, può salvare la vita effettivamente al nostro cane il richiamo. Allora, il richiamo, sì, per insegnarlo bisogna valutare il cane, cioè l'età è fondamentale. Su un cucciolo di 2 mesi appena entrato in casa, io lo imposto il giorno stesso in cui entra in casa. Cosa importantissima, un errore che fanno tantissime persone con i cuccioli, si buttano addosso, ok, opprimono il cucciolo. Invece bisogna aspettare che sia lui a venire da noi. Questa è già la prima base per effettuare un richiamo, per insegnare un richiamo efficace. Ok? Quindi sul cucciolo io faccio questo: poggio il cucciolo a terra, se lo trovo in braccio, lo richiamo, faccio tanti piccoli suoni, invito tutto al gioco ed indietreggio. Il cane si attiva a livello sonoro. Vede me indietreggiare, quindi vede me che concedo spazio, è portato a venire. Portate il cane in un ambiente sicuro, lontano da strade, un campo aperto è la cosa migliore. Poggiate il cane a terra e iniziate a camminare. Il cane vi segue. Ogni volta che vedete che si ferma, si sofferma su una cosa, pure richiamate col gioco, carezze, ubu, 2 secondi di carezze, feste, dopo prendete e ripartite. Più complesso nel cane adulto, immagino. Molto più complesso nel cane adulto, perché il cane adulto c'è da risolvere delle problematiche. Quindi mentre nel cuccio è la prima cosa che faccio, posso insegnargli quello prima del nome, ok? Nel cane adulto è tra le ultime cose che faccio, perché appunto c'è da risolvere prima delle problematiche di rapporto, di gestione, ok? Quindi lo inizio a impostare dal terra e resta. Ok, io faccio questo. Questo serve per insegnare al cane la parola, fondamentalmente. Carol, terra. Brava tata. Resta. Carol, vieni. Ale. Ah. Ok, questo è un modo. Secondo modo è i primi passi. Ok. Dopo si fa il passaggio successivo, quindi si inizia a lavorare o col cane libero, se il cane ce lo consente, o con la lunghina, quindi un guinzaglio non come questo, ma un guinzaglio da 5, 10 metri, 15, 20 a seconda. Ok? E si inizia a fare questo. Allora, ora lei si premia in una posizione molto specifica e c'è un determinato motivo. Vieni? E premio così, gamba sinistra avanti, destra verticale, mano interna fra le gambe e il cane mangia qui. Questo perché, come vedete, lei si schiaccia, lei viene da maltrattamenti, ha accusato molto le cose. E il richiamo è stata una delle cose più difficili di tutte con lei, perché va un po' in bambola e allora inizia a scappare. Va premiata internamente, perché? Perché il cane alla parola vieni deve associare che deve entrare nella figura. Ok, amore, le provi tutte. Quindi, sinistra avanti, il cane deve oltrepassare, perché il cane deve
venire addosso. Dopodiché, da questa posizione qui, iniziamo a portare la gamba avanti, alziamo il cibo e chiediamo un seduto frontale molto vicino. Perché il seduto? Perché nel caso in cui dobbiamo prendere il cane, perché richiamo faccio 50 volte che non ti prendo, 51esima magari sì, oppure 50 volte di 50 richiami, alla 20esima ti prendo e altre 30 poi di nuovo no. Ok, alla fine il cane però devi riprendere. Quindi voglio il seduto perché è una situazione statica in cui mi è più facile prenderti. Ok. Dopodiché con la longhina serve ai cani che hanno problemi, tipo lei. L'ho lavorata con la longhina perché vanno in bambola sul comando, ok? E andando in bambola sul comando devi poterle limitare e proprio canalizzare il movimento. È brutto da dire, però il cane gli salvi, lo salvi, gli salvi la vita. Cioè nel caso in cui adesso io la liberassi, il cancello aperto mi parte, non va a finire sotto una macchina il cane, perché anche se c'è stata quella forzatura lì, adesso il cane è sicuro, deve recuperare l'espressione, però è sicuro, ok? Questo comando oggi è tutto, nella prossima puntata parleremo di un altro argomento importante, ossia come giocare con il nostro cane. Torniamo a parlare di integratori, questa volta ci occupiamo invece del gatto. Quali sono i principali integratori? Buonasera. Allora, l'integratore principale nel gatto, diciamo, oggi come oggi sono gli oli essenziali. Vengono usati molto in gatti che hanno pelo forte. Olio di fegato di merluzzo, olio di salmone sono i principali integratori che noi consigliamo sempre di fare dei cicli, specialmente nel gatto nei cambi di stagione. Poi per quanto riguarda, molto importante sempre con gatti a pelo forte, è l'anti-airball, quindi per le palle di pelo hanno questo problema, specialmente nelle razze tipo norvegesi, Maine Coon, anche un po' il persiano, hanno questo problema del rigurgito delle palle di pelo, quindi noi consigliamo anche lì di usare un anti-airball, che è una pasta specifica con delle proteine per la digestione, che viene fornita, nel nostro caso da Dottor Clauder, viene fornita o a livello di pasticca o a livello proprio di pasta da aggiungere nel cibo. Per quanto riguarda poi tendenzialmente per la patologia più, diciamo, comune nel gatto, che è la rinella, oltre ovviamente purtroppo deve essere accompagnata da un'alimentazione secca specifica, che sono gli urinari, noi consigliamo anche lì un integratore, appunto, o un olio di canapa, che è un olio che ha delle proprietà molto molto a livello di infiammazione, o l'olio di fegato di merluzzo, che aiuta ad avere un sistema immunitario molto più forte, per vedere di aiutare la bile, vedere di aiutare tutto quello che è l'apparato urinario. Ecco, sicuramente la vita del gatto negli ultimi anni è cambiata, sempre più gatti insomma stanno all'interno della casa invece che star fuori, insomma, nel giardino, nel verde. Ecco, come cambia anche la cura del gatto? Assolutamente sì, purtroppo questa è la tendenza negli ultimi anni. Nello specifico, un gatto che ha la possibilità di uscire fuori avrà un sistema immunitario molto più forte. Stando in casa purtroppo viene meno quello che è la sua natura da cacciatore, e quindi nel non cacciare gli animaletti, la lucertola, non ha più quei batteri che vengono dati da questi animali, dagli intestini, dagli interiori, da quello che è. Quindi noi diciamo sempre che il gatto in casa è purtroppo un gatto un po' asettico. Per ovviare, purtroppo, direi tendenzialmente sarebbe meglio poter uscire, il padrone poter portare anche il gatto fuori, appunto proprio per vedere di fargli capire cosa è ancora la caccia. Se proprio non è possibile,
anche lì l'integratore, ci sono degli integratori specifici che si chiamano digest, che sono appunto dei concentrati polverizzati di intestino interiore di animali essiccati, dove lì all'interno vengono a freddo spremuti e quindi non si perdono i batteri dell'animale. Ecco, quindi il consiglio è quello di tenere in casa per quanto è possibile molto molto l'attenzione del gatto, il gioco e il movimento sono molto molto importanti, e insieme all'alimentazione secca o umida come preferisce il padrone, di appunto vedere di integrare via via con dei cicli degli integratori anche lì per vedere di alzare le difese immunitarie, perché nei gatti che stanno in casa purtroppo quello abbiamo visto che sono molto 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 basse. Ultima cosa molto importante, il gatto ha bisogno di un'assunzione di taurina molto alta. La taurina è una proteina che viene aggiunta nelle crocchette, però purtroppo nella composizione della crocchetta la taurina è molto volatile e quindi tendenzialmente, anche se il produttore ne mette molta, nella fase di lavorazione viene persa. Io consiglio molto molto di comprarsi della taurina in pasta e darla al gatto, specialmente quei gatti appunto che stanno in casa, perché non cacciando, non facendo la sua attività normale, la taurina viene molto persa ed è molto importante per i gatti. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con le adozioni. Come sempre ci troviamo al canile comunale gestito dall'EMPA per conoscere oggi due cuccioli di cane. Sì, allora loro sono due sorelline, due femmine, sono arrivate da un paio di settimane al canile, erano quattro, c'era un'altra sorella e un maschietto che sono stati adottati. E niente, cercano casa. Ecco, qual è la loro storia? Allora, loro sono state abbandonate davanti al cancello del canile e una mattina quando siamo arrivati, tra l'altro pioveva tantissimo, erano fradicie, impaurite e le abbiamo prese e curate. Diventeranno una taglia media, circa sì, 15-20 kg. Quando sono state trovate avevano una forte diarrea emorragica dovuta ai parassiti, avevano i coccidi e le abbiamo curate, sono guarite.
Ecco, oggi stanno bene e cercano una famiglia, sono adatte ovviamente a tutti i tipi di famiglia. Sì, sono adatte a tutti i tipi di famiglia, sono cagnoline inizialmente un po' timide con le persone, anche un po' paurose, però poi una volta che conoscono si abituano. Quindi ecco, sarebbe meglio una famiglia che avesse magari un po' di giardino, così è anche più facile abituarla a uscire all'esterno. Come si chiamano? Mara e Melody. Bentornati all'appuntamento con il mondo delle esposizioni canine. Siamo sempre con Nico Mancini. Oggi parleremo dell'handler. Ecco, chi è e cosa fa? Benissimo, l'handler. Benissimo. Allora, l'handler è traduzione all'inglese conduttore. In questo caso chiaramente conduttore di cani. È una figura professionale riconosciuta, che ha un albo riconosciuto dalle politiche agricole e forestali, ed è colui che porta il cane nel ring. È un ramo, diciamo così, dell'addestramento e dell'educazione, però fa solo ed esclusivamente quello, portare il cane nel ring. Sembra poca cosa, è un'enorme cosa, perché in realtà il riuscire a valorizzare il cane in un'esposizione, riuscire anche con malizia a coprire certi difetti, è veramente un lavoro professionale. La preparazione immagino sia molta, insomma, quanto dura? La preparazione dura moltissimo, ci sono varie tecniche per addestrare il cane nel ring. Non esiste una regola unica, esiste il bravo handler, è colui che riesce a capire le caratteristiche comportamentali anche di quel cane e di lavorare con certe metodologie. Questo è il bravo handler. Dura, le durate quando si parla di cinofilia e di tempo dipende sempre dal soggetto. Non posso dirti che dura un giorno o un mese la preparazione per un cane che deve andare in esposizione. Però insomma sicuramente un lavoro difficile se non difficilissimo, ripeto, è molto professionale. Ecco, nella pratica cosa fa l'handler? Andiamo a vederlo, insomma, con due esempi concreti. Sì, allora, qui abbiamo, facciamo adesso un po' di teatro, nel senso facciamo noi finta di essere il giudice, abbiamo due espositori e due professionisti, ok, che stanno presentando i loro cani, in questo caso due splendidi bulldog francesi. All'inizio il giudice dà un primo sguardo ai cani, poi chiederà ai conduttori di fare il giro. Grazie, fate il giro. Per questo ci serve, per controllare il movimento dei cani, perché oltre la morfologia viene valutato anche il movimento. Il movimento sciolto deve essere leggero, un trotto deve essere. Chiaramente con il bulldog si va in un passo, diciamo così, veloce, con razze tipo il Rottweiler si va in una corsa, dipende dalla stazza della razza. Dopo aver fatto questo primo esame, nel frattempo il giudice parla con la persona che è accanto, che invece scrive, e che è la figura del commissario di ring, e stanno scrivendo appunto il giudizio dei cani. Viene chiesto a ognuno dei partecipanti di presentare il cane nel tavolo per fare un esame più ravvicinato morfologico. Prego Boccioli, grazie. Ecco, a questo punto diamo alcuni secondi al conduttore, all'handler, di piazzare il cane per farlo vedere al meglio possibile. Dopodiché il giudice a questo punto parlerà della linea dorsale, parlerà del Rochebeck, del Layback, e poi si avvicinerà al cane per controllargli la dentatura, la posizione della coda, nel caso soprattutto del bulldog francese, per controllare poi, e farà una cosa del genere. Il giudice si posiziona qui davanti, ecco, guarda i denti, tocca, sente la presenza della coda e dà un'occhiata più ravvicinata alle proporzioni del cane, che sono poi la parte fondamentale. Dopodiché il giudice ringrazia l'espositore e passa a fare una passeggiata avanti e indietro, si chiama. Ora ce la presenta Masha. Questo per capire il movimento. Vieni
qua, Masha, devi farla di qua. Il movimento dell'anteriore e del posteriore. Ecco che parte. Il giudice si posiziona dietro e cerca di capire il movimento dell'anteriore e del posteriore e poi si ferma davanti al giudice, che finisce a questo punto il giudizio morfologico del cane ed ha il giudizio proprio, nel senso che dopo la descrizione esistono vari gradi di giudizio che partono dal sufficiente, buono, molto buono ed eccellenti. A questo punto poi rimanda il concorrente insieme agli altri, fa fare generalmente l'ultimo tour, l'ultimo giro di ring e decreta il vincitore, il primo, il secondo e via via il terzo e il quarto posto. Quindi questo poi vincerebbe la classe. Ecco, per oggi è tutto, nella prossima puntata andremo a vedere come si valuta un cane, insomma, conosceremo sempre meglio il mondo delle esposizioni. Per questa puntata è tutto, l'appuntamento è alla prossima puntata, ovviamente sempre in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Meow.